Siamo al Tennis Club Padova che ospiterà due giorni di gare di una manifestazione internazionale che si chiama Centenary Club, una manifestazione a cui possono partecipare solo i circoli di tennis con una storia centenaria. Quattro le squadre che vi partecipano, oltre al Tennis Club Padova, il Salk Stoccolma, il CSKA Praga e il Wiener Park di Vienna. Ci saranno in campo sei singolari over 35 e over 45 maschili e femminili, ci saranno tre doppi, due giorni di gare ad alto livello, perché queste squadre portano anche dei grossi nomi. Ad esempio al Tennis Club Padova ci sarà Omar Camporese. Al Tennis Club Padova si svolge una delle tappe di questa manifestazione che assegna un titolo biennale, quindi i vincenti l'anno prossimo potranno andare a giocare la finale. È un importante evento questo per il Tennis Club, insomma è un evento internazionale, magari fate le prove anche per qualche cosa di più importante. Ma intanto pensiamo a questo evento che per noi è molto importante, è il terzo anno che appunto ci partecipiamo, abbiamo fatto due trasferte a Dublino e a Roma dove siamo arrivati secondi in Europa. E quest'anno per il primo anno ospitiamo questo quadrangolare con appunto il circolo di Vienna, di Praga e di Stoccolma, che saranno i nostri avversari. Quindi siamo molto contenti e onorati di avere queste persone qui all'interno del nostro circolo e speriamo come sempre di divertirci tanto e passare belle giornate tutti insieme. Cosa porta una manifestazione così al Tennis Club? Ma diciamo che porta tennis, che è quello che a noi piace, e quindi saranno due giorni di tennis importante, singoli, doppi misti. E Cene, pranzi, galà, insomma porta tennis, porta lo star bene insieme e speriamo appunto, come dicevo prima, di divertirci molto e di passare delle belle giornate. For you is the first time in Centenary Club? Well, it's my first match on this level, but I played a couple friendly ones, but I just turned 35, so I'm now eligible to play in these matches, so I'm very happy about it, and seems like it will have a high level. I saw Omar Camporese, one of the guys I grew up watching as a kid, so it's fun for me and very exciting, and seems like it will be a very good event, so very happy to be here. Yeah. For you is the first time in Italy? It's not the first time in Italy for me, but it's the first time for Salk to be in the Centenary Tennis Clubs in this tournament. We were elected last year and we are very happy to be a member of this organization with so many fantastic tennis clubs among the members. Is that an important event? Yes, it's a little new for us, so we haven't experienced it yet, and so we're very looking forward to see how it works, and so we can host it in the future also. So. This is the first time you come in Italy from this event. Just yes, of course, it's the first time. And you play another time, Centenary Club? Yes, we have been in Athens, in Prague, in Genf. We had an invitation in Vienna for a lot of clubs. Yes, that's it. Your club is an important club from Austria. You have any player, good player? No, we are all veterans, a little bit older.
Quanto è importante una manifestazione di questo tipo per un tennis club che ha una storia così importante come questo di Padova? Secondo me moltissimo, perché ha due aspetti: l'aspetto sportivo, che è il principale, noi poi ci teniamo perché questo è un circolo dove l'attività agonistico-sportiva è il nostro core business, però è anche un aspetto di internazionalizzazione che ci piace molto, questo confronto con circoli esteri che vengono qui, vedono il nostro circolo, lo conoscono, si fanno conoscere e ci danno la possibilità di andare con i nostri ragazzi a fare esperienza all'estero. Perché poi c'è chi anche come il Vienna, che qui da un po' di giorni, sta una settimana, sembra che si trovi bene. Noi abbiamo una location fortunata perché tutti abbinano adesso a questa visita una visita a Venezia, vedono le zone circostanti, piace, quindi credo che i circoli stranieri che vengono qui si troveranno bene. Noi speriamo poi che siano loro a farci pubblicità all'estero, però ripeto, al di là di questi aspetti che sono aspetti così di costume, la cosa fondamentale è questo confronto agonistico sportivo con circoli di grande storia, all'interno dei quali si trovano sempre ex grandi giocatori e una grande sportività e grande agonismo. Di eventi internazionali tu ne hai fatti tanti, però insomma questo è il tuo club adesso, è una manifestazione internazionale che riporta il tennis club a questi livelli. Sì, è una bellissima manifestazione che il Tennis Club Padova partecipa per il terzo anno. Oltretutto quest'anno giochiamo in casa e no, è una manifestazione bellissima perché raggruppa un po', insomma, ex giocatori che non vedi da tanto tempo, gente del circolo che si allena per giocare i tornei veterani e credo che unisca sia la competitività insieme al divertimento, insomma, quindi riunirci, rivederci. È bellissimo, quindi mi fa piacere che il Tennis Club Padova abbia avuto la fortuna e la volontà di poter scegliere di farlo in casa. E poi una cosa anche un po' particolare, perché oltre a grossi campioni come sei stato tu, poi ci può giocare anche il giocatore di circolo e dire: ah, io ho giocato insieme a Omar Camporese. Beh, questo sta all'altro dirlo, no, ma è appunto per quello che dicevo, unisce sia la competizione che il divertimento, quindi tutti possono giocare contro tutti. Una sorta di pro-am, anche se non è pro-am, perché qui c'è gente anche che se non è stata ex giocatore o giocatrice di tennis, però hanno della buona esperienza perché ci sono persone che stanno giocando i tornei veterani, vincono anche i campionati del mondo, quindi insomma sono allenatissimi. A vincere è stata la squadra del Tennis Club Padova, che ha battuto nella finalissima per 5-4 il CSKA Praga. Terza posizione per il Wiener Park di Vienna e quarto posto per il Salk di Stoccolma. La festa è stata completa anche perché accanto al bel tennis a Padova sono arrivate delle belle persone ed è stato un modo per socializzare e fare nuove amicizie. Bellissimo il comportamento in campo di tutti i giocatori, tutti impegnati a vincere, ma sempre con classe e fair play.